Soddisfatto, anche se c'è tanto da lavorare. Come il primo test sono state fatte le cose buone, le cose meno buone. Lo sappiamo che c'è da lavorare tanto. Il gol preso sicuramente non è una cosa che mi fa piacere, perché tenere la resistenza mentale fino all'ultimo minuto, fino a che l'arbitro non fischia, è una cosa importantissima. No, assolutamente no. Il fatto che noi ancora stiamo lavorando tanto. La Casertana è stato un test abbastanza impegnativo. L'anno scorso la Casertana con questi uomini ha fatto i playoff. Lo reputo un test abbastanza probante. Normale che circolavamo la palla in modo lento, quindi il campo è stretto e trovavi sempre la squadra avversaria che si metteva a posto. Però poi il secondo tempo qualcosa di buono abbiamo fatto, siamo riusciti a sbloccare il risultato, abbiamo sbagliato qualche ripartenza che potevamo sfruttare meglio. Ripeto, ci sono state delle cose positive e delle cose su cui bisogna lavorare, ma lo sappiamo che bisogna lavorare tanto. Sicuramente l'atteggiamento, la testa giusta, la concentrazione giusta, non prendere sotto gamba qualsiasi partita, che sia un'amichevole, che sia una partita di Coppa Italia, che sia una partita di campionato, bisogna affrontarla alla stessa maniera, e c'è stata la giusta attenzione. Queste sono le cose positive. Poi è normale, dobbiamo migliorare nella qualità delle giocate, nella qualità del movimento, però ripeto, ancora noi stiamo lavorando tantissimo. L'hanno fatto tutte e due alla stessa maniera, solo che nel secondo tempo riusciva lo scambio e quindi Mokulu poteva guadagnare l'aria. Il primo tempo invece non riuscivamo a liberare gli attaccanti esterni e non faceva in tempo a prendere posizione in aria, dove secondo me è una cosa che dobbiamo migliorare. Siamo arrivati diverse volte al cross e attacchiamo con pochi uomini. Ancora forse la gamba non c'è, ma dobbiamo mettere più uomini in aria quando guadagniamo il fondo. Biraschi ha preso una botta alla spalla. Le tante assenze perché, per esempio, Bidawi, sono periodi che a volte preferisci far rifiatare qualcuno, riposare, piuttosto che peggiorare la situazione. Di problematiche importanti ci abbiamo solo Gidai e Paghera, che porta dietro una patologia dalla passata stagione, ma di altri affaticamenti, sì, stanchezza, però sono contento che ad oggi abbiamo perso pochi calciatori. Assolutamente, ci deve essere la massima collaborazione e la massima comprensione. Esatto. No, ma non assolutamente, a me non mi ha dato fastidio niente, o l'ho fatto esclusivamente perché vuoi provare qualcosa di diverso, sia per la partita di oggi, sia per il futuro, perché devo dare un vantaggio agli avversari, ma non c'è nessun problema, nessuna polemica. Quindi, e lo farò anche durante l'anno, se sia un giorno o due giorni durante la settimana, ci starà che... Penso che quest'anno le porte saranno aperte, okay. Quindi no, concedetemi un giorno o due giorni, ma ci saranno settimane che non avrò la necessità di farlo a porte chiuse, ma ci saranno delle settimane che voglio cambiare, voglio fare qualcosa di diverso, dare un vantaggio. Non è una mancanza di rispetto né nei vostri comportamenti né dei tifosi, anzi, di non dare vantaggi, io li devo avere i vantaggi, non li devo dare agli avversari, solo per quello. Solo perché il ritiro è una cosa buona. No, assolutamente. Anche perché io vedo anche Gavazzi in quel ruolo, oltre che da centrocampista. Però sono due calciatori che sono molto duttili, si stanno adattando anche abbastanza bene, con molta attenzione. Mister, non parlo di singoli, ma Camara molto bene in queste due uscite, sembra davvero. Camara è diventato in ogni gruppo c'è un simpaticone. Lui è diventato un simpaticone sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista caratteriale. Mi è dispiaciuto solo di Gidai, per esempio, che è un ragazzo straordinario che si stava allenando in maniera straordinaria e spero che presto si possa riaggregare. E penso che un'altra settimana e mezzo ci vorrà. Ma si sta allenando bene, lo stiamo valutando. Credo che dovrebbe firmare, se non ha firmato oggi ma in questi giorni. In queste cose non sono ancora aggiornato io, però... Può essere una buona alternativa perché di difensori con piede mancino ce ne sono pochi in circolazione e ad oggi sta dimostrando che può starci. Io voglio che ci sia competizione in ogni ruolo. Come io sono in competizione col mio lavoro. Come centrale continuerò a utilizzarlo così. Sì. Io voglio che ci sia competizione in ogni ruolo. Ogni settimana ci deve essere una sana competizione che faccia crescere il gruppo. Ad oggi sì. Però io ho visto diversi DVD, lui si è realizzato meglio in quella posizione. Un po' lento, no? No. In quel ruolo non ci vuole
rapidità, ma ci vuole rapidità di pensiero a leggere le situazioni, perché è un ruolo di copertura soprattutto e di equilibrio. Ad oggi sto guardando il materiale che ho a disposizione, non voglio né promuovere né bocciare nessuno, voglio solo che dimostrino il loro valore tutti quanti che stanno allenando oggi. Poi dopo la Coppa Italia, o prima o dopo, non lo so, si faranno le giuste valutazioni. La società è attenta a quello che sta succedendo sul mercato, se c'è da intervenire interverremo e vedremo dove dobbiamo intervenire.